Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di Five Nights at Freddy's, film che attendevo nonostante io non sia chissà che grandissimo fan della saga videoludica originale, anzi posso dire di aver giocato solo qualche capitolo e nemmeno con l'ottica narrativa. Non avevo nulla a che fare con la lore, non sapevo nulla dei personaggi, dei segreti che il gioco nascondeva e anzi probabilmente avrò scoperto solo qualche anno fa di tutta questa mitologia dietro. Proprio in attesa di questo film, ho avuto anche modo di parlarne più volte sul canale, sia con annunci, sia con novità, cast e robe varie, ma ora, dopo diversi anni, dopo tanta attesa, dopo tanti problemi di produzione, come anche il cambio di regia avvenuto più volte, è uscito anche il nome di Chris Columbus, ovvero il regista di Mamma ho perso l'aereo, i primi due Harry Potter. Avrei sinceramente preferito vedere un po' la sua visione per un film su Five Nights at Freddy's, ma così non è andata. Non so adesso chi sia rimasto come regista per questa versione uscita al cinema, però c'è da dire che sarei stato più curioso per un film con Chris Columbus. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, X, Letterboxd. C'è anche il link di Pumpling, il sito di t-shirt e articoli nerd. E naturalmente con il codice ilpensiero4 avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e queste calze vi costeranno 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Ma adesso parliamo del film. Fino a qualche mese fa non sapevo neanche di cosa trattasse Five Nights at Freddy's. Volevo arrivare un po' vergine alla visione di questo film, poi però non so perché ho deciso di mettere su un riassunto di un ragazzo che l'ha fatto anche molto bene. Vi lascio il link del video in descrizione, è un'oretta di video, se non volete spoiler naturalmente non guardatelo perché riassume totalmente la lore di Five Nights at Freddy's, lo fa benissimo, ho capito tutto nonostante sia una storia straingarbugliata e anche complessa da capire. Quindi sono arrivato effettivamente alla visione oggi 31 ottobre 2023 sapendo un po' di cosa trattasse Five Nights at Freddy's. Ho avuto così modo di capire cosa hanno mantenuto, cosa hanno eliminato totalmente o cosa hanno cambiato. Alcuni cambiamenti sono stati fatti e forse anche meglio. Parlando tecnicamente del film in modo abbastanza generale, posso dire che non ci sono chissà che grandissimi problemi a livello di regia. È una regia molto standard, per questo dicevo che sarei stato più curioso per un film di Chris Columbus, per capire un po' come avrebbe trattato il tutto. E sicuramente non è un film da buttare sotto il punto di vista tecnico della regia, almeno. Invece, per quanto riguarda la fotografia, alle volte ci sono delle scene un po' troppo oscure. Nel senso che proprio non si capiscono, non si distinguono alcuni elementi in scena, nell'inquadratura, ed è un problema che si ripete poche volte, ma comunque in più di una scena. La colonna sonora non è che spicchi di originalità, ma sicuramente mantiene un po' la tensione in alcune scene. Alle volte non funziona, diciamo che è molto, gioca molto sugli archi, sui violini tirati per mantenere la tensione o presentare un jumpscare così debotto, senza senso. È un po' strano che nel film non abbiano messo la musichetta fatta con il carillon, tipica appunto del personaggio di Freddy. Se non sbaglio è una qualche marcia di qualche spettacolo teatrale, adesso non ricordo, però è strano che non l'abbiano messa, perché nel trailer c'è. Forse direi un'occasione mancata per far divertire un po' più i fan del gioco. Parlando quindi dei jumpscare, se mi seguite saprete che non è un elemento che mi piace molto vedere negli horror. Io vorrei spaventarmi, avere tensione, avere ansia in altri modi, guardando un film dell'orrore. Invece di vedere un bambino che ti grida in faccia oppure un piccione che vola da una finestra all'altra, vorrei lavorare un po' più di tensione costante, diciamo, o con la musica o con l'ambientazione. Però da un film su FNAF, su Five Nights at Freddy's, che è un gioco, una saga di giochi che gioca tutto, scusate il gioco di parole, e continuo a farlo, gioca tutto appunto sui jumpscare, sui boo, sugli assalti al personaggio, diciamo ho deciso di chiudere un po' entrambi gli occhi prima della visione. Paradossalmente ho trovato molti meno jumpscare in questo film che in altri. Alcuni non funzionano nemmeno sfortunatamente, altri invece fanno il loro compito discretamente. Ci sono sicuramente tantissimi easter egg per i fan, ci sono anche diversi youtuber che fanno cameo, youtuber che naturalmente hanno avuto un ruolo importante nella fama di Five Nights at Freddy's. In Italia Universal avrebbe potuto tranquillamente contattare FaviJ per fare una campagna marketing, invece non è successo nulla del genere. Anche questa forse è un'occasione mancata, nonostante FaviJ comunque non sia più il FaviJ di una volta.
Una cosa che mi è piaciuta è che nonostante il budget sia solo di 20 milioni, che è pochissimo, infatti sono già stati ripresi tutti questi soldi e molti di più ne hanno guadagnati, nonostante il budget molto piccolo, molto ristretto, gli animatronics sono realizzati in modo ottimo. Non voglio parlare della polemica degli occhi perché secondo me è una cosa abbastanza stupida, il fatto che non abbiano gli occhi neri con i puntini bianchi e invece hanno questi occhi che si illuminano, forse sono più realistici in questo modo, per quanto realistico può essere appunto un animatronic di questo genere. Però una cosa che avrei preferito riguardo questo film è sicuramente una modifica leggerissima anche al tono generale, che non c'è stata. Avrei preferito un tono che giocasse un po' più anche sul comedy, non solo sul serioso, perché questo film si prende tanto tanto sul serio e in realtà nemmeno così tanto, perché volevano mantenere il PG-13 in America, quindi voleva essere un film per tutta la famiglia, diciamo così. E quindi non ci sono diversi spargimenti di sangue, ci sono diversi giochi di ombre, non uccisioni su schermo o direttamente uccisioni off screen, quindi si sentono solo i rumori. Non è una cosa che ho apprezzato al 100%, se vuoi mantenere quindi un tono molto serio, questi elementi in un horror ci devono essere secondo me. Ora, con tono comedy non dico che avrei voluto una battuta in ogni singola scena, però un qualcosina di più leggero, stiamo comunque parlando di robottoni con sembianze animali che tranciano le persone in due, quindi un po' come Willy's Wonderland con Nicolas Cage. È un film che non mi è piaciuto, ma probabilmente anche in parte il Five Nights at Freddy's che avrei voluto. I personaggi umani sono abbozzati, diciamo che forse la backstory più importante e più caratterizzata è sicuramente quella di Mike Schmidt, ma tra tutte spicca solo perché è l'unica effettivamente che ha un po' più di background. Gli altri personaggi sono un po' troppo scialbi. E soprattutto un personaggio, posso dirvelo tranquillamente, è presente in questo film, si vede nei trailer, Vanessa. Secondo me questo personaggio è uno dei problemi maggiori del film, ma ne parliamo ovviamente nella parte spoiler. Avrei voluto vedere un certo personaggio di più per entrare più in sintonia con la sua storia e soprattutto con quello che succede sul finale. Invece si vede molto poco e uno dei problemi appunto assieme al personaggio di Vanessa è proprio il ritmo del film. Si può dividere tranquillamente in tre atti questo Five Nights at Freddy's. Il primo è quello che ho preferito, il secondo cambia totalmente il ritmo per la prima volta, diventa un film totalmente diverso, infatti fa stranire. Ci sono anche gli stessi personaggi che cambiano caratterizzazione da una scena all'altra ed è una cosa molto strana. Vanessa, sto parlando di lei soprattutto. E poi il terzo sembra che sia stato scritto, diretto e sembra che sia stato fatto tutto in autostrada a 130 km/h. Corre tantissimo, succede tutto di fretta e sembra tutto casuale, soprattutto per quelli che non hanno un'infarinatura generale di Five Nights at Freddy's, della storia. Indubbiamente se si ha conoscenza di tutta la storia di Five Nights at Freddy's, i colpi di scena sono un po' messi da parte, diciamo si sanno già, o meglio, se si sa la storia e se si ha conoscenza anche dei diversi casting, delle diverse news che hanno riguardato nel tempo questo film. Però fortunatamente ci sono dei cambiamenti e delle aggiunte che danno modo comunque allo spettatore, anche fan di Five Nights at Freddy's, di rimanere stupito. Il divario di opinioni riguardo questo film è vasto, la critica lo ha distrutto totalmente, mentre il pubblico, gli spettatori, soprattutto su CinemaScore, all'uscita dalla sala hanno dato una A-, per dirvi. E anche su Rotten Tomatoes c'è l'89%, se non sbaglio, o 98%, non ricordo adesso esattamente il numero, ma un numero molto alto di recensioni positive, mentre dalla parte della critica veramente basso. Io credo di trovarmi abbastanza nel centro, molto più tendente verso la critica, perché sì, non mi è piaciuto così tanto, credo che si potesse fare molto di meglio, però ho apprezzato che abbiano voluto cambiare alcune cose un po' troppo esagerate nella storia originale, ma assolutamente non mi ha convinto del tutto e a tratti mi ha anche deluso. Quindi possiamo dire che questa non è una recensione positiva di Five Nights at Freddy's, nonostante qualche punto a favore posso anche darglielo. Ma ragazzi, se non avete visto Five Nights at Freddy's, uscite dal video perché fra poco inizieranno gli spoiler. Avvertirò anche quando magari farò qualche spoiler dalla saga videoludica, se non volete rivelazioni da quella che è appunto la storia originale, che si differenzia un po' da quella del film. Quindi per quelli che stanno lasciando adesso il video, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, il link di Pumpling, codice il pensiero 4 per avere sempre un paio di calze gratis a scelta. E niente, io vi saluto
perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. Come primissima cosa vorrei parlare di uno dei problemi maggiori, ovvero Vanessa. Vanessa si scopre in questo film perché, se non sbaglio, almeno non è un elemento che ricordo nella storia originale, in questo film è la figlia di William Afton, ovvero il villain, Matthew Lillard, in questo film. Spring Bonnie, Purple Guy, come volete chiamarlo. Ecco, per tutta la durata del film Vanessa è un personaggio lunatico. E questo poteva essere tranquillamente un fatto di caratterizzazione dello stesso personaggio, invece col tempo sembra essere più un problema di scrittura, perché odio intanto quando due personaggi sanno un qualcosa e non se lo dicono perché boh, come in questo caso, e appunto non si capisce perché Vanessa non dica fin da subito a Mike il problema di questo posto, il problema di suo padre, perché sembra fin dall'inizio dalla parte di Mike, quindi davvero mi chiedo perché non abbia deciso fin da subito di aiutarlo dicendogli tutto, invece di dirglielo solo alla fine o dirgli non portare qui tua sorella Abby perché altrimenti ti sparo. Boh, non capisco perché questa enorme problematica di questo personaggio. Sul finale William, vestito da Spring Bonnie, le dice il tuo unico compito era quello di tenerlo alla larga da tutta questa storia e se si fosse avvicinato troppo di ucciderlo. Però letteralmente una delle primissime cose che Vanessa dice a Mike è tutta quella storia dei bambini, di cui tra l'altro lui non sembrava saper nulla, quindi direi perché dirgliela? Non ricordo se adesso il fatto dei bambini scomparsi sia anche in questo film negli anni 80, nell'87, ma sappiamo che questo film è ambientato nel 2000, proprio l'anno 2000, non decade. Sia dalla tecnologia ma anche da una piccola scena che fa riferimento alle telecamere varie del gioco, in cui c'è proprio la data 2000. Quindi non sembra neanche comunque essere passato così tanto dal fatto dei bambini. Probabilmente Mike era anche già nato, sicuramente, all'ora dell'87. Vanessa mi ha veramente dato la percezione di un personaggio scritto a caso. All'inizio sembra voler fare una cosa, poi ne fa un'altra, poi alla fine ne fa un'altra ancora. Sul finale viene accoltellata dal padre, totalmente impazzito, ma vabbè, questo ci sta perché William Afton in teoria è un pazzo fuori di testa, e quindi ci sta che abbia accoltellato la figlia. Lei dovrebbe essere rimasta in vita, alla fine la vediamo sul letto di ospedale. Dicono, si dice in giro, per chi sa molto, molto di più sulla lore, che potrebbe diventare una dei villain dei prossimi film, che sicuramente arriveranno, di sequel ce ne saranno. Lo stesso Matthew Lillard, ovvero William Afton nel film, ha firmato un contratto con Blumhouse per più film, almeno per altri due, quindi una trilogia su FNAF probabilmente arriverà. Un secondo capitolo al 100%, visto che i soldi che sta facendo questo primo film sono tantissimi, soprattutto a fronte di un budget così piccolo di 20 milioni. Ma appunto, visto che ho parlato di William Afton, direi di parlare del personaggio e soprattutto del finale, perché a me l'idea di vedere Matthew Lillard in un film del genere, soprattutto dopo averlo conosciuto intanto come Shaggy, ma quello è un altro fattore, diciamo, è stato anche parte della mia infanzia sotto forma del personaggio di Shaggy, ma da qualche anno l'ho conosciuto come Stu, quindi come un altro pazzo, e rivederlo sotto questo punto di vista mi incuriosiva. Peccato che si vede pochissimo, anzi non si vede quasi per nulla. Ho avuto come l'impressione proprio che gli siano state cancellate delle scene, tagliate totalmente, perché si vede all'inizio solo per assoldare appunto Mike, poi la semplice telefonata, e poi si vede direttamente alla fine. Sembra che lo spettatore medio, diciamo, si dimentica anche di questo personaggio, anche perché poi si presenta in modo diverso sotto la maschera di Spring Bonnie, senza occhiali, con i capelli un po' più scompigliati, quindi non è che lo spettatore medio va a ricordare un personaggio che è comparso solo per due scene e che sembrava totalmente messo da parte. Avrei quindi preferito vederlo di più, sia perché appunto Matthew Lillard, ma quello è un altro fattore, ma perché appunto è il villain. E il finale, come ho già detto, è stato messo in scena in modo super fast, veramente velocissimo. Arriva lui, subitissimo si toglie la maschera, in pratica non dà il tempo di metabolizzare il fatto che ci sia un altro animatronic, che poi non è animatronic, è appunto un costume. Anche Abby inizia a fare art attack, Giovanni Mucciaccia, velocissima, disegna la nuova cornicetta, diciamo, di Spring Bonnie che uccide i bambini all'interno degli animatronics cambiano idea. E succede tutto veramente di fretta. Nella parte no spoiler non ho parlato della scoperta di appunto questi bambini che sono in realtà all'interno, sia come spiriti ma anche proprio come corpi, all'interno degli animatronics. E questo è comunque un elemento che ho apprezzato nella messa in scena, il fatto del sogno che si ripete del fratello Garrett, del fratellino appunto che è scomparso, rapito dallo stesso William Afton. All'inizio sembrano aiutare,
Mike e soprattutto Abby, poi diventano di nuovo cattivi, poi si scopre che sono comandati da William in qualche modo che non ho esattamente capito, però il volere Abby all'interno della comitiva robotica, all'interno dell'animatronic Circus Baby, se non sbaglio si chiama quel robot, era una cosa dei bambini, non credo la volesse William. Quindi perché Abby alla fine dice a Mike: adesso possiamo andare a trovare i miei amici? No, la risposta è no, hanno provato letteralmente ad ucciderti, a farti entrare dentro un robot che ti avrebbe bucato tutto, cosa che appunto succede a William. Adesso farò un po' di spoiler dal gioco per andare sulle differenze della saga videoludica e da questo film. Quindi se non volete sapere nulla del gioco, appunto non sapete nulla, uscite dal video e ci vediamo appunto quando ne saprete di più. William Afton è un personaggio immortale all'interno di Five Nights at Freddy's, infatti anche alla fine del film dice "io tornerò", una cosa del genere, e sicuramente tornerà perché appunto Matthew Lillard ha firmato un contratto per più film. Se non sbaglio dovrebbe adesso essere morto in qualche modo, ma ha impossessato il costume di Spring Bonnie, che dovrebbe diventare Spring Trap, una cosa del genere. Non ricordo adesso esattamente tutti i nomi perché appunto non sono un fan di Five Nights at Freddy's e ricordo solo alcune cose dal video visto tanto tempo fa. Ed ecco appunto adesso William. All'interno della saga originale Vanessa non è la figlia di William Afton. Ad essere imparentato con William Afton invece è proprio Mike Schmidt, che è uno pseudonimo, è un nome finto per Michael Afton, che all'interno del primo gioco, questo si scoprirà solo con l'avanzamento dei capitoli della saga, dovrebbe essere uno zombie. Una sorta di zombie comunque ancora vivo, ma è all'interno del suo stesso corpo morto che ormai è appunto in decomposizione. Effettivamente quindi la definizione di zombie. Qui sicuramente Mike, interpretato da Josh Hutcherson, non è uno zombie e soprattutto non è il figlio di William Afton, questo è uno dei cambiamenti maggiori all'interno della storia della saga, però ho apprezzato che abbiano voluto mantenere comunque un po' la sorta di familiarità con la famiglia di Afton. Infatti i figli Schmidt sono tre: Garrett, che è appunto scomparso da piccolo, e nel gioco William Afton perde appunto uno dei figli, il figlio più piccolo, che viene ucciso da Freddy, non ancora impossessato, con l'evento del morso dell'83, e quindi quello è un po' Garrett, però stiamo sempre parlando del gioco, non del film, perché Garrett non è figlio di William Afton. Poi abbiamo appunto Michael all'interno del gioco, che qui non è Michael, qui è semplicemente Mike Schmidt, non è uno zombie, non è figlio di William Afton, però lui è il protagonista di questo primo capitolo cinematografico. E poi c'è il corrispettivo di Abby, adesso non ricordo come si chiami la figlia di William Afton, però c'è appunto un'altra figlia, anche lei muore, e si impossessa dell'animatronics Circus Baby, ecco appunto il riferimento, il fatto che i bambini volessero metterla all'interno di quel robot, perché appunto è il corrispettivo della figlia di William Afton che diventa quel robot. Comunque ci sono stati diversi cambiamenti, tantissimi cambiamenti dalla saga originale, fortunatamente, perché io non avrei apprezzato scoprire che in realtà Josh Hutcherson qui era uno zombie in decomposizione, soprattutto perché sarebbe stato un ulteriore colpo di scena in un finale già troppo veloce e troppo denso di elementi da metabolizzare per lo spettatore, soprattutto se non ha conoscenza della storia originale, quindi meglio così sotto un certo punto di vista. Vedremo come andrà avanti la saga cinematografica di Five Nights at Freddy's. Adesso c'è stata presentata una scena mid-credit in realtà, che presenta appunto uno degli youtuber che ha fatto un cameo all'interno del film, che era già comparso appunto come tassista, che all'interno del taxi si ritrova Balloon Boy, non ricordo adesso come si chiami questa statuetta piccola che comunque è viva in teoria, perché ha aperto la portiera, vabbè, o comunque all'interno del film si sposta più volte, ha delle scene jumpscare, forse tra quelle che funzionano, tra le poche che funzionano all'interno del film, ed ecco, probabilmente sarà importante per il sequel. Ma ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine di questo video. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra Instagram, TikTok, Twitter, X in realtà non si chiama più Twitter, Letterboxd, c'è anche Pampling, codice il pensiero 4, sempre quello per avere un paio di calze gratis a scelta. Nei commenti vi invito a scrivere il vostro pensiero riguardo Five Nights at Freddy's, sia come saga videoludica se volete, ma anche come film in generale, su cosa potrebbero puntare nei diversi sequel. Se volete fare spoiler, mi raccomando, contrassegnate il vostro commento con la dicitura spoiler, poi lasciate qualche spazio e scrivete il vostro messaggio per non rovinare la visione a chi ancora non l'ha visto. Differenziate anche i diversi tipi di spoiler, se state spoilerando solo il film o se state spoilerando anche la storia del gioco, sempre per evitare appunto diversi problemi
tra i lettori dei commenti. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!